Ciao segno dell'acquario, benvenuti e bentornati su Tarocchi e Polvere di Stelle. Vediamo come sarà questa seconda metà di giugno per il vostro segno. Allora, innanzitutto, vediamo che energie caratterizzano questa seconda metà di giugno per il segno dell'acquario. Acquario, che energie caratterizzano questi? Li prendiamo perché si sono proprio girate da sole. Che energie caratterizzano la seconda metà di giugno? Acquario, che energie caratterizzano la seconda metà di giugno? E allora però, si cadono tutte, queste non si sono girate, le mettiamo via e le scegliamo noi. Non abbiamo visto che carte sono, se devono uscire, escono. Vediamo. La creatività. Oltre le illusioni, la creatività, vite passate. Allora, a me qua viene da dire che vi state chiudendo un po' in voi stessi per avere una visione chiara delle cose che vi circondano, che vi succedono. Cercate proprio di non illudervi, di vedere la realtà delle cose per quello che stanno. Qui alcuni di voi hanno secondo me un karma da equilibrare, un karma da dover sciogliere, altri invece hanno avuto proprio dei contatti con persone di vite passate, non necessariamente proprio a livello sentimentale, può essere anche a livello lavorativo, qua ci sono stati proprio degli incontri un po' particolari. Resta comunque il fatto che state puntando comunque a creare. Voi state cercando proprio di nella vostra solitudine di creare. Non solo cercate di avere una visione chiara di quello che vi succede, ma proprio cercate di creare quello che, qua mi viene proprio da dirvi che create quello che cercate di manifestare. Qui proprio non solo manifestate delle cose, ma l'ho rimessa dietro perché non abbiamo posto ancora la domanda, mesco sempre le carte mentre vi parlo, ma ancora non ho posto una domanda, quindi l'ho rimessa dentro. Comunque era un 6 di coppe, ve lo dico per correttezza, perché dovesse di nuovo uscire, sappiamo che era proprio una carta destinata a voi. Vi dicevo che state proprio cercando di ottenere quello che voi chiedete. Quello che voi, qua mi viene proprio da dire anche che siete persone che fanno molto, ovviamente vale per alcuni, non vale per tutti, fate molti, molto, vi cercate di visualizzare molto e nel visualizzare proprio vi state creando il vostro destino, il vostro futuro, la vostra vita. Andiamo a vedere che cosa dicono i tarocchi. Per quanto riguarda, questa era una ruota, ma non ho ancora posto la domanda. Cosa dicono i tarocchi per quanto riguarda l'acquario in questa seconda metà di giugno? Allora, acquario seconda metà di giugno. Ok, qui la domanda l'avevamo già posta, quindi. Qua mi rappresenta di nuovo che state andando oltre le illusioni, cercate proprio di avere una visione chiara di quello che vi succede. Con il 4 di spade mi rappresenta di nuovo un po' il riposo, la solitudine, questo silenzio, questo bisogno proprio di connettersi a se stessi. State lasciando andare, avete proprio la necessità di lasciare andare dei pesi. Qua abbiamo un po' paura di avere degli inizi non solo in amore, ma anche sul lavoro. Non state iniziando un qualche cosa giusto solo per l'amore. Qua avete bisogno ancora un po' di tempo. Qua siete voi che richiedete tempo proprio con queste carte che mi escono fuori.
Mi state proprio cercando di mettere in equilibrio voi del segno dell'acquario. Vediamo un pochettino cos'altro ci dicono i tarocchi per voi, eh? Non volete stare fermi in attesa, voi state aspettando comunque un momento giusto per agire. Qua si aspettano comunicazioni da una persona importante dove c'è stato proprio anche un rapporto a livello familiare. Probabilmente qui c'è ancora del sentimenti un po' tossici, per quello che cercate di andare oltre le illusioni. Qua mi viene proprio da dire che avete ancora un forte senso di appartenenza. Qua mi viene da dire che voi aspettate comunicazioni da questa persona, ma ancora non siete riusciti a scindere la forma d'attaccamento dal quello che può essere definito amore sano. Qua voi siete anche un po' annoiati dalla vita, secondo me cercate di vedere gente, ma non riuscite nemmeno a divertirvi, nel vero senso della parola. La ruota è uscita, qua c'è proprio un qualcosa che, si sta muovendo, comunque ha un qualcosa proprio di destinato. Qui arriveranno delle notizie in maniera un po' lenta. Dovete solo capire qua, quando vi dicevo che c'era una forma che siete voi che ancora non siete pronti, che siete voi che state richiedendo tempo. Qua in realtà voi dovete capire che tutte le carte in regola per iniziare un qualsiasi cosa di nuovo, che può essere un nuovo lavoro, una nuova facoltà di studio, un nuovo amore, voi avete tutte le carte in regola. Qua ci sono delle notizie che stanno arrivando e sono destinate proprio ad arrivare. Voi siete delle persone comunque in grado di amare tanto, qui voi avete tanto amore da dare e anche da prendere. Qui vedo che comunque voi avete paura di un nuovo inizio, che può essere sia a livello lavorativo che a livello di amore a causa di un allontanamento che vi ha comunque un po', irrigidito. Non volete più essere illusi, però nello stesso tempo qua c'è proprio ancora una forma di dolore e secondo me è riferito proprio all'attaccamento di prima che con quel diavolo è proprio un vostro status quello. Voi avete questa forma di attaccamento nei confronti di qualcosa, di qualcuno che vi fa star male, ma è una sofferenza che vi state creando voi. Qui voi dovete solamente lasciare andare determinati pensieri, determinati blocchi che secondo me vi create voi. Dovete qua con quella carta della creatività, mi dice proprio praticamente di andare oltre, di iniziare anche comunque un qualcosa di nuovo. Qua nel momento in cui voi decidete cioè non è che lo decidete, proprio in maniera impulsiva, vi svegliate una mattina e dite adesso basta, incominciate ad allontanare questi pensieri da voi e arriva la stabilità, una stabilità fisica, economica, emotiva. Qui voi dovete solamente lasciare andare questa forma di attaccamento che voi avete in una vecchia relazione, quindi in una persona del vostro passato, una forma di attaccamento che voi avete nei confronti di un lavoro che avete svolto, tutto perché quello che vi sta presentando adesso non vi sta catturando al 100%. Non so se riesco a spiegarmi,
È come se sì, sto bene con quella persona, ma non ne sono follemente innamorata. Ok, dal mio punto di vista, ogni relazione, ogni persona, ogni età ha il suo modo diverso di amare. Perché purtroppo, o per fortuna, il bagaglio di esperienze che ci portiamo dietro trasforma un po' le cose. Ah, non ho più le farfalle nello stomaco. Benissimo, le farfalle nello stomaco prima o poi muoiono. È inevitabile, non le avete adesso e potrebbe essere che quella persona ve le dia più avanti. Date delle possibilità a un nuovo lavoro, a una nuova persona di entrare nella vostra vita. Nel momento in cui smetterete di fare paragoni tra il vecchio e il nuovo, ma vi ripeto, è proprio un cambiamento che è in atto. Non ve ne accorgerete nemmeno, secondo me, ve ne renderete conto col senno di poi. Qua c'è proprio un andare a dormire con un pensiero e svegliarsi al mattino proprio dicendo che palle adesso basta. E da quel momento in poi, ecco lì che cambia la vostra forma di pensiero a portarvi questo quattro di bastoni. Questo quattro di bastoni che, come vedete, è rappresentato con questa tenda che comunque, per quanto sia una tenda, le tende sono stabili. Queste due donne che festeggiano, ballano, cantano, ridono e quindi mi dà proprio la sensazione che nel momento in cui voi vi allontanate da questi pensieri che vi stanno veramente, vi state facendo del male da soli qua. Qui sta arrivando proprio qualcosa di bello, ma vi ripeto, è un cambiamento di cui non proprio vi ci butterete senza neanche rendervene conto. Con questa energia del folle, con l'energia del mago al contrario, mi fa vedere che voi siete ancora delle persone razionali, ma nel momento in cui il destino stesso dice basta. La vostra anima dice basta, vi svegliate al mattino e vi cambia la vita, non ve ne siete neanche resi conto. Quindi vi auguro tutto il bene che si possa augurare, non abbiate paura di buttarvi nelle cose nuove, perché spesso le cose nuove ci regalano cose molto più belle delle vecchie. E come a me è sempre stato detto, se il passato bussa alla porta, non aprirgli, intanto non ha niente di nuovo da dirti, e purtroppo è vero. E buon fine giugno. Ciao ciao, segno dell'acquario. Ah, lasciate un like, un commento se vi siete ritrovati. Iscrivetevi al canale ancora se non l'avete fatto. E per vedere se qualcuno di voi volesse vedere le proprie situazioni in maniera più approfondita, scrivetemi al tarocchipolveredistelle@gmail.com. Ciao segno dell'acquario, ci vediamo al prossimo video.